siamo qua perché vogliamo affrontare un po' la situazione italiana, che non parte semplicemente da Italy, va anche oltre. Poi si sviluppa nei nostri confronti una situazione di disagio lavorativo, per l'appunto con preavvisi per i turni lavorativi di 24 ore, con tagli, con mancanze di rinnovi nonostante alla terza firma. Si parla di 120 assunti e 60 dirtanti dipendenti attuali, si parla di due pizzaioli da 5 che erano, che non possono neanche gestirsi il turno. Si parla di ragazzi che purtroppo non sono qua fuori con noi perché hanno paura di ritorsioni riguardanti questo sciopero. Si parla di persone purtroppo che sono in precariato, seriamente, persone che non possono permettersi di perdere un lavoro, persone con figli che sono a rischio continuo di non arrivare a avere uno stipendio per il mese dopo. Siamo qui perché vogliamo affrontare questo modello. Oggi siamo come Comas a sostegno dei lavoratori di Italy, in quanto in questo negozio, in tutta la catena, è chiaro il modello che si può portare avanti, il modello dell'attuale Presidente del Consiglio Renzi, modello sul lavoro, modello in cui i lavoratori precari, interinali, ricattati per andare avanti nella vita. In un'azienda come si dichiara Farinetti, in cui abbiamo gli utili anche del 200%, in un'azienda come questa tutti i lavoratori sono lavoratori precari interinali. Ditemi voi allora se questo, in un'azienda in cui va bene, così c'è del profitto, non si riesce a assumere a tempo indeterminato i giovani per farli entrare nel mondo del lavoro e nella vita reale, quale sarà l'azienda futura che potrà assumere?